Oggi andiamo a vedere come lavare le mascherine chirurgiche. Facciamo una precisazione subito. Questa è una procedura che potete fare solamente a casa, è inapplicabile sul luogo del lavoro, in quanto comporta tutta una serie di violazioni del decreto legislativo 8108, quello della sicurezza, e sulle norme che prevedono l'uso di questi dispositivi di protezione. Ma in una situazione di emergenza, a casa, in situazioni estremamente straordinarie, perché la regola è che questi presidi sono monouso, questo lo dovete tenere sempre presente, ma in situazioni estremamente straordinarie andiamo a vedere come si può tentare di lavare, sanificare e igienizzare le mascherine chirurgiche. Sotto in descrizione vi metto tutti quanti i link del perché queste procedure sono scorrette, tutti quanti i suggerimenti e tutti quanti gli altri consigli. Andiamo a vedere nello specifico come fare questa procedura in sicurezza. Questa che vi sto mostrando attualmente è la migliore procedura che potete trovare oggi per diverse ragioni. Andiamo a vedere quali. Innanzitutto, la mascherina va usata il meno tempo possibile, quindi una volta usciti fuori dall'area di rischio, ad esempio il supermercato, va levata secondo le procedure, ci sono le procedure sotto in descrizione, altro link, di sicurezza per la rimozione di questi dispositivi. Leviamo il dispositivo, normalmente sono usa e getta, quindi vanno levati nel modo sicuro e immediatamente cestinati, ma se dobbiamo tentare il riutilizzo per ragioni vere, non perché costano tanto, non abbiamo fatto gli ordini su internet, quelli non sono motivazioni valide, per motivi veri siamo rimasti con l'ultima e stiamo aspettando che ne arrivano altri, quella potrebbe essere una ragione valida, sempre se non possiamo andare a fare la spesa a qualcun altro. Prendiamo una mascherina, la leviamo nel modo corretto e la mettiamo in un sacchetto di plastica che va chiuso, tutto va messo dentro e va chiuso. Chiuso e va fatto il nodo. In questo modo la possiamo portare in sicurezza, maggior sicurezza a casa. Facendo questa procedura però anche il sacchetto nella parte esterna un po' lo sporchiamo, mi raccomando appoggiatelo per terra sul tappetino della macchina, lasciatela fuori appesa al finestrino, non la mettete in borsa neanche in questo caso. Arrivati a casa cosa facciamo? Arriviamo col sacchetto senza appoggiarlo in giro perché contaminiamo l'area di lavoro, casa, cucina, i tavoli. Questo sacchetto non deve toccare niente dentro casa perché anche l'esterno è sporco. Prendiamo il sacchetto, possibilmente lo facciamo fuori casa, nella strada davanti casa, tutta questa procedura è meglio non farla in casa. Se proprio dobbiamo farla in casa per una qualunque ragione che è un'assoluta necessità, va fatto su una superficie di metallo, non di legno, dove poi possiamo andare a sanificare con varecchina pura, lasciandola agire per 10 minuti. Quindi occhio dove fate questa procedura. Arrivate a questo punto, poi le mani le dovete comunque lavare, aprite il sacchetto senza generare vapori. Potete scegliere due soluzioni. La prima soluzione è con l'alcol, presenta alcuni vantaggi ed alcuni svantaggi. La seconda soluzione è con il cloro, l'ipoclorito di sodio, la varecchina commerciale, la candeggina. Scegliete la vostra procedura, se volete usare l'alcol è una soluzione, se volete usare il cloro è un'altra soluzione. Io preferisco il cloro per diverse ragioni, in particolare perché poi dovremmo andare a effettuare un lavaggio e se usiamo il cloro non abbiamo la necessità di fare altri passaggi, mentre con l'alcol la situazione si complica leggermente. Andiamo a vedere il vantaggio di fare la sanificazione con il cloro, ma la procedura, ripeto, è pressoché simile a quella con alcol. La cosa fondamentale a questo punto è far uscire la mascherina senza andare a sporcare nulla e senza toccarla. L'esterno della busta è comunque sporco, ma noi andiamo a cercare di non toccare neanche la mascherina e l'andiamo direttamente ad immergere o in alcol o in cloro, varecchina pura, non diluita, e l'andiamo ad immergere usando la bustina come un guanto. Andiamo a portare la mascherina dentro, compresi i lacci che vanno sanificati. Come vedete ho già sporcato la superficie dell'area di lavoro. Questo per farvi capire che questa è una situazione pericolosissima, soprattutto da fare in casa, non va mai fatta ed è veramente l'ultima soluzione a vostra disposizione. Buttate il sacchetto immediatamente. Una volta messa la mascherina in ammollo, chiudete il recipiente che avete scelto, cloro o alcol, mai mischiare i prodotti, e tenetelo chiuso per 5-10 minuti, avendo l'accortezza di agitare il barattolo ogni tanto per far arrivare il liquido in tutte le sue parti. Questo permette di abbattere e neutralizzare la maggior parte della carica virale presente sulla superficie della mascherina. Ma ciò non basta perché comunque abbiamo dei residui in entrambi i casi. L'alcol, anche quello denaturato, presenta tutta una serie di coloranti che non vanno respirati. La varecchina presenta il cloro che anche questo non va respirato.
A questo punto noi andiamo a effettuare la seconda parte di questa procedura, cioè il lavaggio. Dobbiamo fare il lavaggio, ma non fatelo nel lavandino della cucina per massimizzare la sicurezza. Fatelo casomai nel lavandino del bagno o in un lavandino fuori casa per chi ne ha a disposizione. Quello che dovete portare nel lavandino non è tutto quanto quello che vedete, ma è solamente la mascherina, possibilmente già fatta gocciolare fuori casa senza far gocciolare in casa in ogni caso. A questo punto dobbiamo effettuare il lavaggio. Perché il lavaggio? Con l'alcol o il cloro abbiamo neutralizzato la maggior parte di quello da cui ci stiamo andando a proteggere, ma non abbiamo levato la componente grassa che sta trattenendo dentro virus e batteri e molto probabilmente li sta proteggendo dall'azione dei disinfettanti che abbiamo utilizzato. Cosa andiamo a utilizzare a questo punto? Se avete scelto il cloro, potete usare direttamente il sapone neutro senza risciacquo e vi spiego il motivo, perché è un vantaggio, perché il sapone lega bene con il cloro e si possono usare insieme. Questo vale un po' meno se avete scelto l'alcol, ma la maggior parte della neutralizzazione l'andrà a fare il sapone perché andrà a portare via il batterio o il virus. Liberate l'area di lavoro, abbiamo scelto la procedura con il cloro, possiamo andare a effettuare direttamente il lavaggio con acqua e sapone, sfregando bene la mascherina per portare via quanti più residui di grasso, sporcizia atmosferica, cose che ha filtrato la mascherina, il più possibile, e soprattutto i residui di cloro o alcol che abbiamo deciso di utilizzare, mai mischiarli. Abbiamo fatto un lavaggio con sapone per almeno 60 secondi in modo tale da portare via qualunque residuo di prodotti che abbiamo usato come disinfettante e abbiamo sciolto bene tutta quella che è la sostanza grassa, lo sporco che è adesso sulla mascherina e l'abbiamo portato via con il risciacquo. Il risciacquo deve essere molto abbondante. Facciamo altri 2-3 minuti di risciacquo in modo tale da portare via tutti quanti i residui e a questo punto andiamo a strizzare la mascherina il più possibile e andarla a stendere dopo 1-2 giorni. A questo punto con l'aria sono andati via la maggior parte dei residui che possono essere di alcol o di cloro. I residui che sono forse un po' più difficili da portare via sono i coloranti presenti all'interno dell'alcol o le sostanze denaturanti dell'alcol stesso, ma abbiamo comunque ridotto il più possibile quello che sono i residui che poi potreste andare a respirare dopo 1-2 giorni che è asciutta e pronta per essere riutilizzata. Quante volte è possibile fare questa procedura? In pratica zero, perché le mascherine sono su e getta, questa è una soluzione di emergenza ed è già tanto se la andate a effettuare una sola volta in attesa che vi arrivano le altre mascherine che avete ordinato o che i commercianti di zona ve le forniscono. Ricordate che queste mascherine sono per batteri, non sono per virus, e richiedono un'elevata formazione della persona per poterle utilizzare nella massima sicurezza. Questo è un argomento molto tecnico, ma sono sicuro che ti è interessato anche a te che stai guardando questo video. Metti mi piace, iscriviti al mio canale, attiva le notifiche, commenta, dai tutte quante le tue idee e opinioni, perché chiunque leggerà i tuoi commenti le potrà trovare utili, potrai dare una mano anche a contribuire alla sicurezza di tutti quanti. Iscriviti al canale e commenta, grazie.